Barilli, che ci illustra il piano di salvaguardia a Venezia non è utilizzato. Grazie Sindaco. La presentazione ha qualche slide, quindi cercherò di non avviare. Bene, andiamo alla prima. Questo è il PSP che fu approvato dal Comune di Rimini, dal Consiglio Comunale di Rimini nel dicembre del 2011. È costituito da 11 elementi, come vedete, e aveva ovviamente nei primi due posti i grandi interventi relativi al procuratore di Santa Giustina e alla dorsale nord, quella dorsale che consente la chiusura dell'impianto di Bellaria, come abbiamo detto, e complementare diciamo tutti i livelli lungo la strada prima di arrivare alla depuratore. Non sentono, se non mi sentite cerco di... Allora, il PSB aveva nella sua versione originaria diciamo un problema, come ha anticipato il sindaco, non era risolutivo di tutte le situazioni relative agli 11 scarichi minieri, in particolare tre scarichi, tre aree, quelli denominati Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella, erano ancora esclusi, diciamo, anche per motivi di natura economico-finanziaria dall'intervento, ancorché si predisponessero degli interventi strutturali e propedeutici. La prossima. Allora, il Comune di Rimini ci ha chiesto cinque cose in ordine di tempo. La prima cosa è stata fare le verifiche idrauliche, perché da lì dobbiamo partire, sul complesso degli interventi denominati PSB. Seconda cosa che ci ha chiesto, definisci quantitativamente quali sono i risultati conseguibili nel tempo in termini di riduzione dei divieti di bagnazioni e riduzione del carico inquinante. Terza cosa che ci ha chiesto, moduliamo una copertura, un'ipotesi di copertura economica finanziaria. Quarta cosa che ci ha chiesto, raccogliamo contributi di altri soggetti nel territorio per vedere se ci possono essere degli spunti interessanti. Quinta cosa che ci ha chiesto, fate meglio, questo ce l'abbiamo detto sempre in questi mesi. Allora vi racconto un pochino velocemente l'evoluzione di questo percorso. Ci saranno, vedrete, sette slide come questa, vi spiego la prima velocemente per non arrivare troppo. Allora, questa è la situazione attuale, il sistema fognario depurativo riminese oggi, che si basa sul vecchio depuratore di Santa Giustina, che ha una capacità di smaltimento di 800 litri al secondo, e il vecchio depuratore Marichese, che ha una capacità di smaltimento di 600 litri al secondo, nella configurazione tempo secco. La tempo secco cosa vuol dire? In mancanza di pioggia, ma in un momento della stagione balneare con la massima presenza turistica, quindi con la massima produzione di reflui urbani. Oggi il sistema produce, ve lo dico io perché come l'ho scritto piccolo, 580 litri al secondo di reflui urbani verso il Marchese, che ne può ospitare 600, ed esattamente 800 litri al secondo verso Santa Giustina, che ne può ospitare 800. Questo cosa significa? Significa che quando non piove il sistema fognario depurativo riminese oggi è sacro. È ovvio che quando piove, e in particolare abbiamo intensità di pioggia piccole, ma comunque superiori ai 6, 7, 8 mm di pioggia, soprattutto se concentrati in altre aree, questo sistema va in crisi. Lo sapete già, ma ve lo volevo significare con questo. Andiamo alla slide successiva, solo per farvi vedere la profondità di analisi che abbiamo fatto, dove, considerando sempre lo stato attuale, ma un tempo di pioggia che è quello di progetto, ovvero sia il tempo di pioggia con statistica di ritorno 10 anni, quindi la pioggia più intensa statisticamente misurata nei 10 anni. Qui vi devo dire subito che questa pioggia corrisponde a 52 mm ora. L'evento, per darvi un'idea, di 10 giorni fa, che è stato di oltre 130 mm, è una pioggia bicentenaria. Ovviamente quando si fanno dimensionamenti di natura idraulica si prende a riferimento un tempo di ritorno, quello di 10 anni normalmente è quello giusto, perché altrimenti dovresti dimensionare opere costosissime che intervengono una volta ogni 100 anni.
Sappiamo quindi che ogni 10 anni il nuovo sistema, quando sarà realizzato, potrà andare in crisi, ma sarà una volta in 10 anni. Oggi va in crisi 10 volte l'anno, per quello che riguarda. Quindi è un rapporto, un accento. Allora, qui vedete che sui nostri benedetti 11 scarichi, sulle sezioni degli 11 scarichi, insisto, non soltanto il carico di reflui urbani, ma soprattutto l'intensità di pioggia con relative pioggia, eventi di prima pioggia delle aree urbane e con un coefficiente di corrivazione leggermente minore quelle delle aree forese. Vi do un numero: complessivamente sono 24 milioni di metri quadri che quando piove, fate presto a fare il conto, sono moltiplicati per 10 mm per avere i volumi, 2 milioni e 400 mila metri cubi per intendersi, è quel carico che arriva. Ecco perché quando si superano in alcuni momenti i 5-10 mm di pioggia, misurati non sulla pioggia ma sul livello che l'acqua raggiunge all'interno dei canali e prima delle paratoie, avvengono queste aperture. E qui siamo. Allora abbiamo fatto un'analisi sempre con gli stessi dati, sia tempo secco che tempo con ritorno di 10 anni, sul cosiddetto PSB ESIS, cioè quello che è stato approvato, come dicevo prima, a dicembre del 2011. Quali sono le novità importanti che il PSB inserisce rispetto alla situazione attuale? Ovviamente un grande depuratore, Santa Giustina, che passa dagli 800 litri al secondo a 2900 litri al secondo, 2.900 litri cubi. Poi abbiamo una vasca di accumulo aggiuntiva che è la trasformazione dell'impianto Marechiese, che ovviamente obsoleto viene riconvertito in vasca di accumulo per circa 13.700 litri cubi. Poi abbiamo una grande vasca, la più grande prevista alla sezione di chiusura dell'Ausa, da 30.000 metri cubi, e poi abbiamo la cosiddetta vasca ospedale, che è stato uno degli elementi recuperati, diciamo anche con sinergie con altri soggetti, per complessivi 14.000 metri cubi. Questo sistema, così congegnato, naturalmente arricchito con tutte le condotte e gli impianti di sollevamento necessari per permettere al sistema stesso di funzionare, garantisce, come vedremo dopo, la soluzione della balneabilità al 100% in tutti gli scarichi, tranne i tre, Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella, che per i motivi che ricordavo prima non hanno degli interventi. Voglio però farvi notare che oggi, vedete quei quadretti azzurri là in alto, sulla destra, perché parliamo della parte sud, ho dimenticato di dire prima, ma ci torno un attimo dopo. Posso seguire? Prendilo te che conosco. Pensavo che ce l'avesse. Allora, i quattro quadretti azzurri che sono indicati da sopra sono vasche di prima pioggia della dimensione media di 5.000 metri cubi esistenti, nel senso che furono realizzate da ERA o da anni, ora non mi ricordo, nella sequenza storica, e che sono in funzione. Vedremo dopo quale importanza hanno avuto queste, anzi ve lo posso dire adesso, queste vasche di prima pioggia hanno già consentito nell'area sud di ridurre del 40% il carico inquinante in termini di CO2, perché la vasca di prima pioggia, il significato della parola, dato che le prime piogge sono particolarmente inquinate, trattiene questi volumi e comunque li manda l'impianto di recuperazione. Provate a immaginare quindi se passare da 20.000 metri cubi a 30 più 15 più 15, 50.000 metri cubi, già il successo dell'operazione. Nella zona nord di Rimini il percorso del PSB e anche quello del PSB ottimizzato, che da questo punto di vista non ha cambiato nulla, prevede come linea operativa quello del completamento della separazione delle reti. Questo è un punto importante. Allora, è ovvio che il principio della separazione delle reti, intendendosi rete acque bianche, che quindi raccoglie solo le acque di pioggia, ahimè comprese quelle della prima pioggia che non possono inquinare, ed ecco perché comunque si fanno le vasche di prima pioggia, e separata rete fognatura nera, per intendersi quella che raccoglie i reflui, è la soluzione maestra. Purtroppo in una società, in una situazione fortemente antropizzata, che dovesse andare a realizzare questi investimenti a posteriori, ciò rende, oltre che molto costoso, anche tra virgolette complicato il progetto. Ciò non di meno,
fermo restando che questo è il principio generale del piano delle fognature del comune di Rimini, che comunque tenderà in un arco temporale di medio-lungo periodo a raggiungere questo risultato ce lo poniamo fin da subito nell'area nord, anche perché i collettori fognari esistono già, alcuni quartieri hanno già regolarizzato anche gli scarichi e dobbiamo completare la regolarizzazione degli scarichi. Ciò vuol dire che una serie di cittadini, alberghi, utenti di varia natura dovranno disconnettersi dalla rete mista in cui scaricano i loro rifiuti urbani e allacciarsi alla rete nera. Per questo stiamo anche studiando, non so se vogliamo approfondirlo, sindaco, un sistema di, tra virgolette, incentivazione, chiamiamolo così, prevedendo che il costo di allacciamento normalmente a carico dell'utente, per quello che riguarda le attività fuori dall'area di proprietà e fino alla sede stradale dove c'è la condotta, possa essere messo a carico degli investimenti e quindi anticipato in larga misura da parte di ERA. A questo punto, come ho detto prima, questa soluzione è sistemativa al 100% per tutti gli scarichi tramite la rete. Vediamo però qual è l'effetto che fa. Siamo andati in questo grafico che riporta nella linea rossa l'avanzamento degli investimenti previsti, 133 milioni che avete visto prima come somma di tutti gli interventi previsti dal PSD, e abbiamo messo invece con le curve verdi e azzurre, in funzione del completamento degli stralci anno per anno, come si vanno a ridurre, linea blu, i divieti, come si andrebbero a ridurre, linea blu, i divieti di balneazione, e come si andrebbe a ridurre, linea verde, il carico inquinante in termini di CO2. Ovviamente alla fine del 2018, come abbiamo detto, l'intervento non sarebbe risolutivo, abbiamo ancora circa un 10-11%, che sono quei tre scarichi di cui parlavo prima, però comunque si raggiungerebbe un risultato molto importante. Quando abbiamo fatto questa analisi, l'amministrazione ci ha detto non basta perché appariva uno squilibrio tra l'avanzamento degli investimenti e la curva di miglioramento ambientale. E allora siamo andati a rimodulare, anticipando alcuni investimenti, in particolare quello della vasca sull'Ausa, perché è quello che ci consente il miglior risultato, e quindi abbiamo prodotto una prospettiva di riduzione sia della percentuale dei divieti di balneazione, linea blu tratteggiata, che della percentuale di COD scaricata a mare, linea verde tratteggiata, che anticipano molto e in particolare raggiungono nella primavera del 2006, cioè prima della stagione balneare 2006, il risultato del miglioramento a cui faceva riferimento. A questo punto 52% di, cioè, quindi metà, dimezzamento delle aperture degli scarichi e più che dimezzamento del carico CO2. Però questo non era ancora sufficiente, perché ovviamente, come abbiamo detto e ripetiamo ancora una volta, il PSD, pur nella sua importante impostazione, aveva lasciato incompleta la soluzione dei tre scarichi della zona sud. E in più, nel frattempo, erano una serie di contributi progettuali o meno, in alcuni casi sono state più delle proposte, da parte di altri soggetti che ci è sembrato doveroso prendere in considerazione per un'analisi critica e tecnica. E abbiamo esteso la nostra attività a tre contributi, quello che qui è denominato progetto Parco del Mare, e gli altri, vabbè, sono forse più facilmente individuabili perché hanno un nome, sono anche apparsi sui giornali, proposta Benedettini, proposta sulla Roma. Allora, il Parco del Mare. Il primo progetto che abbiamo preso in considerazione è questo Parco del Mare. L'idea... perché il progetto, il Parco del Mare è un vero progetto. E abbiamo anche avuto degli incontri tecnici con i propositori al fine di comprendere appieno il loro progetto. Questa, come vedete, è la classica analisi SWOT, quindi punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi. Ma nella sostanza l'idea è geniale da un certo punto di vista. Io mi propongo di raccogliere tutto ciò che può venire giù dal cielo.
anche questo ovviamente sempre prendendo come riferimento un evento di una certa durata, perché se lo vado a fare sull'evento centenario sarebbe tecnicamente impossibile da pensare. Facendo così, e quindi immaginando di recuperare tutti i volumi, hanno immaginato la realizzazione di quattro grandi vasche per complessivi 437.000 metri cubi dislocati nella zona sud. Come premessa va fatta questa: il loro progetto dà per scontato e presupposto che la maggior parte degli interventi del PSP sia comunque realizzata e finanziata, a cominciare dal depuratore di Santa Giustina e tanti altri. Quindi la proposta economica di investimento del Parco del Mare non è alternativa, ma è in gran parte assommante a quella del PSP. Detto questo, il problema dei 437.000 metri cubi ha due limiti tecnici. Uno, che dato che quest'acqua raccolta deve poi essere riportata all'impianto di depurazione di Santa Giustina per essere trattata, e data la capacità nuova, più che raddoppiata, 3.000 metri al secondo, 3.000 litri al secondo di Santa Giustina, comunque occorrerebbero 14 giorni per svuotare completamente i 437.000 metri cubi e portare quindi quest'acqua al depuratore di Santa Giustina. Potete immaginare cosa succede se dopo 3-4 giorni arriva un altro evento piovoso, cosa che non si può escludere. Ci troveremo veramente, come si dice, con le braghe a questa stessa. Il secondo limite tecnico importante è questo: 437.000 metri cubi vuol dire che in gran parte quella è acqua di pioggia, per il 99%, e mandare acqua di pioggia praticamente con una diluizione di inquinanti minima a un impianto di depurazione è assolutamente antieconomico dal punto di vista, diciamo, della gestione, ma soprattutto mette in crisi l'impianto di depurazione che per sua natura, essendo un impianto anche biologico, ha bisogno di un carico inquinante per poter funzionare. Mandare acqua non inquinata nel piano di depurazione vuol dire mettere in crisi. Però, dato che l'idea di aumentare gli microrganismi che hanno bisogno, cioè, di dire, un impianto di depurazione si mette in moto creando, diciamo, una popolazione di microrganismi che va alimentata con il materiale organico che loro degradano e quindi depurano. Se li smetti di dargli da mangiare, muoiono. Questa è la sostanza del termine. Però l'idea di poter aumentare la capacità di raccolta di queste acque, soprattutto pensando alle prime ma anche alle seconde e alle terze piogge, che sono quindi elementi sicuramente inquinanti, e la possibilità, come è scritto lì, diciamo, di avere una sinergia con altre esigenze infrastrutturali del territorio, per esempio la riqualificazione del lungomare, la creazione di parcheggi e quant'altro, ci ha fatto prendere in parte, come puoi vedere, in considerazione questo progetto. Vediamo rapidamente gli altri due. Questo è il cosiddetto progetto proposta Benedettini. Come sapete, la proposta, poi noi sostanzialmente non abbiamo ricevuto un progetto, abbiamo detto sui giornali praticamente, consiste nella creazione di un tubo, che in realtà tubo non può essere perché dovrebbe avere una capacità adeguata, quindi secondo i nostri conti non è solo scatolare di 8 per 8. Sui giornali noi abbiamo fatto anche, cioè, gli ingegneri, no? Dei passaggi anche di verifica in commissione rispetto a quella analisi che avete fatto. Perfetto. E ci sono, diciamo, due o tre elementi che ci hanno sconsigliato che prendono in considerazione. Innanzitutto, un elemento lineare lungo 7 km, che è comunque una condotta fognaria, deve avere per definizione una pendenza, perché altrimenti l'acqua non si muove, di 2-3 per 1000, significa che alla fine deve essere 21 metri sottoterra. Questo è 3x7,21, questo è. Secondo, dovrebbe capitare in un impianto di depurazione di Riccione, che non è assolutamente in grado di prendere tutta questa roba, quindi andrebbe creato un impianto di depurazione ex novo. Terzo, sarebbero necessari gli impianti di sollevamento mostruosi con la strada. Quindi, scusa, quarto, c'è anche il tema di fare i conti con la pianificazione territoriale urbanistica di Mano Comune. Non è un dettaglio. Ha già detto che non lo vuole. Ha già detto che non lo l'abbiamo letto. Passiamo all'ultimo contributo, questa cosiddetta soluzione discreta. Anche questa è un'idea sostanzialmente geniale. Dice: no, abbiamo 11 scariche, facciamo 11 impianti di depurazione.
Il problema è che 11 impianti di depurazione per garantire la balneabilità, perché non dimentichiamo che piano di salvaguardia della balneazione, quindi noi dobbiamo garantire la balneabilità in qualunque situazione, significherebbe fare 11 impianti di depurazione completi, cioè non basterebbero gli interventi di pulitura e di salviatura, ma dovremmo mettere delle sezioni biologiche o di ultrafiltrazione. Provate a immaginare i costi, ma sostanzialmente sarebbe dispersivo, visto che stiamo realizzando un grande impianto di depurazione a Santa Giustina. E quindi anche questo non l'abbiamo preso in considerazione. Allora, a questo punto, visti tutti i contributi ricevuti, ulteriori input di miglioramento da parte dell'amministrazione, abbiamo studiato quello che adesso vi presento velocemente, che è il piano della balneazione ottimizzata, dove ci sono sostanzialmente due driver principali, due motivazioni. La prima è che vogliamo intervenire su tutti gli scarichi. Questa è l'opzione 11 su 11 e non 8 su 11. Naturalmente, se possibile, ricercando qualche sinergia per vedere di contenere in parte gli investimenti che evidentemente in questa soluzione sono un po' superiori a quella precedente. La seconda è, visto che ovviamente si tratta di aumentare un pochino il carico finanziario, ma anche l'intensità e la qualità dei progetti, abbiamo immaginato di allungare di 2 anni il tempo di realizzazione rispetto al PSB, che come vi ricordate prima era previsto completare nel 2018, quindi qui siamo al 2020. Allora, l'ultima volta che ve la faccio vedere, però è importante perché qui ci sono gli elementi innovativi. Vedete là sopra 3 vasche di colore arancione circa. Allora, questa è la principale novità del PSB ottimizzato rispetto a quello precedente. Abbiamo immaginato quindi, per risolvere i famosi 3 scarichi, di avere vasche aggiuntive, una da 10.000 metri cubi per il Rodella, una da 20.000 metri cubi a servizio del colonnella 1 e colonnella 2 e di ampliare quella già prevista per l'Ausa da 30.000 a 70.000. Quindi abbiamo 100.000 metri cubi in più rispetto al PSD, cioè meno 30, 70.000 metri cubi in più rispetto al PSD, perché ne aveva già una da 30.000. Rispetto alla situazione attuale, questi 100.000 metri cubi del PSB 30.000 e qui è 70.000. Quindi quella dell'Ausa più che raddoppia, mentre sono ex novo quelle della colonnella 1 e 2 e della colonnella. Quindi c'è più 70.000. Poi queste vasche sono collegate tra loro da sistemi. Da 70.000. No, complessi. Tutte e 30 nell'area da 30 c'è. Passa 100.000. Esattamente. Cioè dall'Ausa alla... dall'Ausa precedente alle attuali. In più dislocate tra loro separatamente, ancorché collegate da tubazioni e opportuni impianti di sollevamento, il che consente una sorta di mutuo soccorso, perché come vi dicevo prima, gli eventi di pioggia in realtà si originano molto a monte nei bacini foresi. E può essere, come normalmente succede in particolare in temporali estivi, che non sia tutta la zona completamente irradiata dalla pioggia, ma che avvenga in un'area rispetto all'altra. Questo sistema ci consente di poter trattenere fino a 100 in quelle 3 aree, fino a 100.000 metri cubi di acque di prima, seconda e terza pioggia, chiamiamoli così. Il che vuol dire che vanno naturalmente sommate a quelle già previste, che eravamo aspettare da 14.000 nel marittimo da 14.000. Quindi abbiamo complessivamente 130.000 metri cubi, quindi una quantità imponente, addirittura diventa anche superiore considerando le piccole vasche di prima pioggia precedenti. Con queste vasche, vi ricordate prima che vi ho detto che l'inserimento delle vasche di prima pioggia da 5.000 metri cubi aveva consentito di ridurre il carico di COD del 40% rispetto alla situazione precedente, l'inserimento di questi ulteriori 100.000 consente di ridurre ulteriormente dell'80% rispetto al valore attuale. Perché questo? È molto semplice, perché chiaramente tutta l'acqua, la prima acqua, la seconda acqua, sommata a quella dei reflui urbani, che sono quelle inquinanti, sono trattenute e comunque veicolate alla depuratore di Santa Giustina. Soltanto l'acqua oltre i 100.000 metri cubi, nell'attuale previsione, un modello che adesso
è ancora in fase di analisi, soprattutto perché dobbiamo fare le analisi meteomarine e corrente contatto, è prevista con uno sfiore in mare attraverso una condotta ubicata come il testo immaginario nella sezione dell'aula. Quindi questo sistema consente, lo ridico, di considerare balneazione, anzi andiamo direttamente alla slide successiva, con questa impostazione noi possiamo garantire, a fronte di investimenti che sono cresciuti a 111 più il 43, quindi 154, qui non abbiamo rappresentato Santa Giustina, ma è solo per ricordare, a fronte di 154 milioni, di ridurre a zero i divieti di balneazione, passando naturalmente attraverso quel dimezzamento già confermato per il 2016 e di ridurre di 88 punti percentuali, cioè al 12%, il carico di COD, cioè il carico inquinante organico che oggi viene versato in mare. Questo dato della riduzione all'88% è su base annuale, cioè nei 12 mesi, non ci riferiamo soltanto alla stagione balneare, ma ai 12 mesi. Bene, andiamo avanti che abbiamo fatto di finito. Allora, questo non è altro che la riscrittura del quadro economico complessivo che porta a 154 milioni rispetto ai 133 del precedente. Il delta costo è sostanzialmente legato alle vasche di cui vi ho appena parlato e relativi di tubazione e pompaggio. Andiamo avanti. E questa è l'ipotesi, di cui poi vi parlerà meglio l'amministratore delegato, a cui passo immediatamente la parola, di copertura finanziaria. Bene, allora